Corradino Mineo, giornalista, direttore di Rai News 24, ex corrispondente agli Stati Uniti, tutta una storia legata al giornale e al giornalismo. Un po' di fortuna. Senti Corradino, qual è il tuo rapporto con la vista? Ma io così, ho dei problemi come tutte le persone non più giovani, vedo di meno, devo inforcare gli occhiali per leggere, quindi come si vede spesso in trasmissione, bisticcio con i miei occhiali perché se no non riesco a leggere il giornale. E hai una cultura della prevenzione o no? Assolutamente sì, cioè bisogna averla. Senti, la cosa che voglio dirti per esempio è che in un giornale come il nostro esiste un problema legato al computer, cioè se si sta troppo davanti al computer i guai sono seri. Una delle cose più importanti che tentiamo di fare è dirgli ragazzi, dopo le 2 ore ma anche prima fate la pausa. E tu? Dai retta a questi consigli che dai ai tuoi? Sì, assolutamente, perché guarda, insomma, il problema c'è, con l'invecchiamento ci sono, come tu sai benissimo, delle malattie specifiche della vista che si devono assolutamente combattere, sono un po' meno attento ai buoni consigli che riguardano l'alimentazione, perché come sai facciamo una vita disordinata e quindi quel contenuto di verdure e frutta che forse ci aiuterebbe, oltre a una pratica di lavoro meno, come posso dire, continuativa e stressante, insomma non sempre lo assumiamo. Tu sai chi è l'istituto, l'ente che fa prevenzione per la vista in Italia? Mi devi fare dire la sigla, ma mi freghi così, non me la ricordo la sigla. La sigla te la dico io, la sigla è la IAPB ed è l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Ed è la branca dell'OMS fondata nel 1977 in Italia. Adesso io te l'ho detto, adesso lo sai. Adesso come giornalista e come direttore ti impegni a farla conoscere di più in questo paese? Assolutamente sì, perché ti dico, un po' anche come esperienza, tu la conosci la nostra esperienza, abbiamo lavorato anche spesso con Guariniello su malattie del lavoro, il procuratore Raffaele Guariniello su malattie del lavoro. La prevenzione è veramente importante e tutte le organizzazioni che militano per evitare guai seri vanno incoraggiate. Ti ringrazio infinitamente, buon lavoro.